sentire anche qualche commento sulle primarie in New Hampshire, dove praticamente Donald Trump ha ipotecato la sua candidatura nel Partito Repubblicano, e tutto fa pensare che il prossimo scontro di novembre sarà nuovamente tra Donald Trump e l'attuale presidente Joe Biden. Sentiamo Davide Ippolito. New York, le primarie per la corsa alla Casa Bianca sono appena iniziate, ma sembrano già finite. Il governatore della California, Ron DeSantis, che fino a un anno fa era considerato il favorito per la nomination repubblicana, alla fine ha ritirato a sorpresa la sua candidatura per sostenere Donald Trump. Il New Hampshire poteva essere la grande occasione di Nikki Haley, era lo stato dove era dato per favorita, ma i risultati di fatto concludono già la sua corsa alle presidenziali. Sono iniziate le primarie negli Stati Uniti ed è un processo abbastanza complicato e abbastanza differente da quello che noi in Italia pensiamo siano le primarie. In primo luogo, chi vota per un partito non può votare anche per un altro, ci sono delle liste a cui bisogna iscriversi. In secondo luogo, andando alle primarie ovviamente non si vota il presidente, si votano i delegati che poi dovranno riunirsi per indicare all'interno di ogni partito il candidato presidente, ed è dunque quella che sembra un'elezione diretta un'elezione a suo modo indiretta. Si apre quindi una discussione anche in questo caso sul rapporto tra democrazia indiretta e democrazia diretta che esiste anche negli Stati Uniti al di là di ogni semplificazione. 2024, anno di elezioni, anni che normalmente sono stagnanti per il mercato immobiliare, dove gli investitori stanno un po' alla finestra a capire che cosa succederà per piazzare, diciamo, le loro scommesse, i loro investimenti. Vediamo chi vincerà, il paese è chiaramente fortemente diviso, anche gli Stati Uniti stanno vivendo una crisi un po' della politica, quindi l'incapacità da parte di due schieramenti di esprimere, diciamo, dei candidati diversi da quelli che abbiamo visto nelle precedenti elezioni è un po' un segno di questa crisi. Fazze tutte notizie che vogliono la ex First Lady Michelle Obama come possibile candidata. Insomma, i mesi che ci attendono fino al voto saranno più che altro focalizzati sulla vera campagna elettorale tra i due sfidanti. Il quadro sembra piuttosto definito a questo punto, l'unica incognita resta quello che accadrà nei tribunali.